con la presidente Mena Gentile in Guerracino, l'Unitri di Piano di Sorrento con il suo presidente Lucio Esposito, il Centro Italiano Femminile di Piano di Sorrento con la presidente Luisa Bevilà. Voi sapete che c'è un detto africano che dice che da soli si va veloce, ma insieme si va lontano, e noi siamo una serie di associazioni che cerchiamo di fare qualcosa di buono per i nostri territori. Un ringraziamento particolare alla comunità della parrocchia di Maranno. Queste signore sono eccezionali, hanno fatto di tutto, dal ramazzare a sistemare le sedie e tutto, e naturalmente stanno fuori con i loro perché. Naturalmente ringrazio e saluto il signor Gino dalla Tanzola Municipale. Il signor Gino è finanziario in pensione, ci dà una mano per fare tutte queste cose. Devo ringraziare i nostri sponsor, Master Host, Martino Pollio. Loro ci offriranno uno spuntino salato e uno spuntino dolce. Ci tengo a precisare che ce lo offrono, noi non paghiamo, non solo ce lo offrono, ma poi daranno anche un contributo per la causa di cui andremo a parlare. Quindi un applauso per i nostri sponsor. Per la fotografia di Italia, che naturalmente si mette a disposizione per tutto il cartaceo, eccetera, e devo ringraziare anche la SIAE, perché la SIAE ci ha fatto un ulteriore sconto rispetto al minimo, apprezzando la finalità benefica. Naturalmente devo ringraziare anche mia moglie, Francesca Felici, che sta pazientemente alla console e quindi ci guiderà i testi a mano che andremo. Naturalmente, quando andremo a fare le canzoni ritornelli, ci aspettiamo che tutti voi partecipiate a questi ritornelli. Naturalmente devo ringraziare gli amici del club Rotary Sorrento, Francesca Maresca, Antonio Rocco e Gianni Acarino, ma soprattutto io devo ringraziare tutti questi magnifici convenuti, il nostro pubblico, e devo perdonarmi una cosa personale, anche qualche amico pazienti che sono diventati amici nel percorso della nostra vita. E quindi a questo punto io chiamo sul palco il professor Vittorio Denaro, che è il presidente responsabile della rivista culturale mensile Sireo, che vi spiegherà come si è arrivati a questo a questa